Per lo spazio medicina abbiamo in studio l'oncologa, nonché primario dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzoli, la dottoressa Pisano Agata. Dottoressa si parla sempre di umanizzare un po' il settore sanitario, di solito ci sono sempre problemi connessi alle varie patologie che i, i, i malati hanno. Nel suo settore, che poi è un settore importantissimo, quello oncologico, dove praticamente le diciamo a che fare con la morte. Di solito come eh, si svolge il suo ruolo con questi casi un po' difficili da gestire ovviamente? Allora sicuramente l'umanizzazione delle cure e l'attenzione alla persona eh, nella sua totalità è fatta di bisogni organici, psicologici e relazionali ed è oggi tema di grande attualità. Eh, le recenti acquisizioni che ci sono state in campo eh, scientifico e tecnologico, che hanno permesso oggi di curare patologie una volta non curabili, non possono essere disgiunte nella quotidianità della pratica clinica dalla necessaria consapevolezza delle, eh, degli aspetti relazionali dell'assistenza. Ecco perché oggi è tema di grande attualità. Eh, il, il dottore Bonadonna, che è stato un grandissimo oncologo, ha scritto un libro, Medici Umani, Pazienti Guerrieri, e ha proposto come esame nelle università un esame dell'umanità perché è fondamentale, perché oggi abbiamo veramente patologie che possono essere seguite nel tempo, oncologiche, curabili, per cui... È necessario che anima e corpo possano essere sempre unite e non sicuramente disgiunte. Ed è questo il ruolo fondamentale di un oncologo che accanto alle migliori terapie deve anche eh, e, diciamo, integrarsi con un approccio globale al paziente oncologico. Dottoressa eh, in Campania. Eh fine poco tempo fa non esistevano gli hospice cioè eh, che sono diciamo, per i non addetti ai lavori sono delle strutture che accol accolgono queste persone in via terminale ma eh, la regione si è messa al passo con le altre regioni e ha istituito già due o tre hospice uno il primo è stato a Solofra sempre con l'austo hospital un altro a Casalvatore si vocifera come Diciamo, una notizia brutta in una notizia bella o, o viceversa che anche a Pozzuoli ci sarà una struttura eh, house o uh, hospice. Eh, noi veramente lo, lo aspettiamo. Ci sa, ci sa sì, noi aspettiamo questo con tanta, diciamo, tanto interesse perché sicuramente lei sa bene che io dirigo eh, un The Hospital chemioterapico di oncologia eh, e eh, diciamo abbiamo una possibilità di ricoverare i pazienti, eh, almeno i pazienti che non possono assolutamente afferire in regime di The Hospital, nella divisione di medicina che allo Stato è veramente sovraffollata. La possibilità che ci viene data in questo momento dalla nostra Asla, anche con grande impegno da parte degli operatori, e eh, quella dell'assistenza domiciliare attivata dal dottore Napolano, eh, che riesce a coaduvare insieme alle forze dei nostri operatori e eh, di me medesima per quanto riguarda i pazienti che eh, diciamo eh, purtroppo per i quali non è più possibile effettuare alcun trattamento medico specifico. Il, eh, invece, il professore Cesario, eh, che è il direttore dell'ospice di Casavatore eh, cerca appunto di aiutarci per quei pazienti che invece necessariamente hanno, eh, hanno bisogno di ospedalizzazione con l'assistenza adeguata, però sono sempre delle realtà eh, abbastanza piccole per l'utenza e per, soprattutto per, la eh, per il crescente numero dei casi di, eh, oncologici eh, che purtroppo eh, ci eh, contraddistingue in questo periodo. Eh, anzi, lei mi ha fatto piacere che ha citato due nomi, il professore Cesario e il dottore Napolano, che sono stati ospiti di questa emittente, noi siamo stati pure a fare delle interviste nella struttura, anzi se lei ci darà la possibilità di venire un'altra volta con la collega che cura questo settore specifico, intervistiamo di nuovo sia il professore Cesario che il Napolano in modo da mettere in poco in evidenza tutto quello che fate di bene. Eh, per quanto riguarda eh, la ricaduta, da poco hanno fatto nella Regione Campania anche il registro dei tumori. Sì. È passata da poco questo sì, fatto. Da pochissimo, infatti sì, dottore, abbiamo anche noi. noi abbiamo fatto eh, una battaglia, sì, dottoressa, eh, e questo è fondamentale. Di da poco. Noi, come emittente televisiva, eh, con il dottore Canzanella, proprio che si interessa di questo settore, eh, come eh, House Hospital, abbiamo fatto delle battaglie per l'istituzione di questi tumori. e La mia domanda invece è un'altra: adesso che ci sta questo registro dei tumori, forse più di lei, nessuno può sapere l'incidenza dei tumori, tra virgolette, della terra dei fuochi, che è stata inserita anche Pozzuoli eh, come convenzione, che incidenza ci sta? Allora, diciamo che i numeri esatti in questo momento è Sono molto posto, difficile dirli perché circa un mese fa eh, praticamente abbiamo potuto passare i nostri dati. Eh, tenga presente che, eh, c'è diciamo un'alta un incidenza di patologia mammaria che afferisce nella nostra struttura anche per i rapporti di collaborazione che noi abbiamo con le altre strutture dell'Italia eh, settentrionale, per cui abbiamo tantissimi casi di tumore mammario. Però la stima precisa, io credo che noi la possiamo fare solo eh, tra un po' perché eh, si sta attivando il registro dei tumori ma sicuramente deve essere monitorizzato con grande attenzione anche da parte degli operatori e, e voi sapete che nell'ASL Napoli 2 Nord c'è la realtà oncologica di Frattamaggiore che è una realtà importante, la realtà oncologica di Giuliano, la eh, realtà oncologica venuto, eh, di Ischia, per, eh. cui, sì, per cui sicuramente eh, ci, vorrà, ci vorranno appunto diversi mesi per poter dare dei dati più concreti. Dottoressa, eh, noi sicuramente, eh, se a lei fa piacere, verremmo con le nostre telecamere a fare qualche intervista a lei, eh, nel suo reparto, eh, agli altri operatori della struttura, in modo da eh, dare anche un po' di visibilità a questo lavoro che. Forse come lei dice ma noi io so, da tanti anni non ci siamo mai incontrati. Io credo che questo sia fondamentale perché rappresenta un superamento delle barriere culturali e strutturali e ci permette proprio attraverso questa collaborazione di realizzare dei percorsi assistenziali che possono essere condivisi e anche integrati all'interno di queste realtà che sono fondamentali. Se lei pensa che noi siamo una realtà dove chiaramente esiste un pronto soccorso, voi pensate che a Napoli ci sono stati tanti ospedali che hanno avuto la chiusura. Del pronto soccorso, per sì, cui vale. afferiscono anche pazienti con tossicità midollare provenienti da altre realtà oncologiche e l'ospedale di Pozzuoli, l'ospedale Santa Maria delle Grazie, eh, nel, in questo caso tutti i colleghi del pronto soccorso che lavorano in maniera incessante. Riescono chiaramente a, a, diciamo, a soddisfare le esigenze dell'utenza, che non è una cosa diciamo, da poco, quindi con un impegno che va anche al di là del loro effettivamente orario di lavoro, è un impegno che è chiaramente. Li vede tutti quanti in frontiera e pronti diciamo, a lavorare per il beneficio del paziente. Dottoressa, eh, le, le vorrei, vorrei fare un'altra domanda, sempre per quanto riguarda l'umanizzazione. Sì. Quando si parla di umanizzazione, lei ovviamente in prima linea ha l'impatto sia con l'ammalato che con la famiglia, ma a supporto di quello che lei fa, ci sta un'equipe psicologica che aiuta. Sia ecco, per esempio, parlando, per esempio lei ha messo in evidenza il tumore delle mammelle, sì, quindi è fondamentale, è, fondamentale. è fondamentale. La mia collega ha fatto un ciclo di 20 eh, trasmissioni in un'altra emittente dove noi stavamo eh, con il professore d'aiuto. Sì. E, e là si metteva bene in evidenza che un tipo di intervento di, del genere crea problemi psicologici alla donna certo, certo. perché in effetti viene rifiutata diciamo agli impatti dal partner la mia domanda ci sta qualcuno nell'ASL? Allora, io eh, diciamo parlo di questa mia realtà perché diciamo, una presenza psicologica eh, non è diciamo, abbastanza eh, presente eh, all'interno diciamo, della nostra struttura, anche se non abbiamo un centro di igiene mentale accanto, che ovviamente ci può coaduvare eh, per quanto riguarda i pazienti eh, più a rischio. Ma diciamo che sono dieci anni che eh, il, noi, diciamo, come realtà oncologica, abbiamo attivato sia all'interno della nostra struttura ovviamente nelle ore pomeridiane e sia all'esterno cioè al di fuori di ambienti tecnologici degli incontri con le pazienti che hanno eh, vissuto l'esperienza della neoplasia mammaria perché questo ha creato in loro voi sapete bene come per esempio una mutilazione una mutilazione per fortuna oggi eh, di queste eh, diciamo di questi trattamenti non se ne vedono più perché c'è stato un superamento eh, grazie alla prevenzione perché si arriva a una diagnosi abbastanza precoce. E, diciamo, la percentuale di eh, mastectomie sicuramente si è ridotta però eh, le pazienti hanno bisogno nell'affrontare un percorso chemioterapico di avere un supporto psicologico per cui ne abbiamo fatto tanti corsi abbiamo fatto capire alle pazienti quanto sia importante rispettare gli stili di vita quindi l'alimentazione, l'abolizione del fumo eh, la pratica fisica fatta diciamo, di pratiche shatsu eh, di, anche, abbiamo fatto anche dei corsi di cosmesi eh, dei corsi per insegnare loro come si può affrontare questo percorso così difficile dei trattamenti eh, cercando di valutare tutti gli aspetti che possono essere arte terapia, poesia terapia teatro terapia e nel piccolo con diciamo, le nostre forze operative soprattutto quelle della mia divisione e con una collaborazione da parte di volontari che ci coaduvano nella realizzazione al di fuori certamente degli, degli ambienti ospedalieri stiamo cercando di portare avanti eh, questo tipo di discorso che si Sicuramente può agevolare il percorso terapeutico della paziente. Dottoressa, eh, per quanto riguarda, ecco, nell'età eh, de, de, dell'adolescenza. Eh, ci sta una prevenzione scolare nel senso delle visite per quanto riguarda questo tipo di tumore? Diciamo che eh, ci sono dei gruppi di volontari all'interno delle strutture territoriali che sono quelle diciamo, del nostro comprensorio Flegreo, eh, medici volontari che vanno nelle scuole, cercano di fare una sorta di prevenzione. Per quanto riguarda la prevenzione diciamo, eh, quella attuata dalla nostra struttura di senologia che è tenuta dalla dottoressa Trasente, la prevenzione è quella delle donne tra i 50 e i 60 anni e poi siamo noi ad attivare dei programmi intensivi di prevenzione per le pazienti che hanno familiarità, cioè per i ceppi nelle famiglie che hanno familiarità per il cancro mammario dal lato materno oppure i test genetici che comunque vengono fatti all'esterno in strutture anche quelle del policlinico eh, per il BCRA1 e il BCRA2 per vedere la familiarità di un tumore mammario. Però eh, qui c'è ancora veramente tanto da fare. Perché eh, noi sappiamo che esiste una fascia di età per la prevenzione del tumore mammario. Ma adesso abbiamo visto anche tanti casi che vanno al di là della fascia di età. Quindi si presta molta attenzione a vedere come si può migliorare questo diciamo, quest aspetto eh, nel campo della diagnostica della patologia mammaria. Quindi, con i dati sicuramente che ci saranno dal registro dei tumori che è stato attivato, potremmo capire dove eh, si può diciamo, stressare il concetto per prevenire. Eh, anche questo tipo di patologia. ma ci può stare un nesso di causalità dei tumori al seno per quanto riguarda i rifiuti tossici della terra del Sforzo? Eh, al momento le, 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 diciamo le informazioni non sono molto chiare, però sicuramente noi sappiamo che obesità, eh, il ruolo anche dell'alimentazione in questo momento di cui si parla tanto, eh, cerchiamo di stressare anche molto questi concetti perché si sono chiarite tante cose riguardo all'alimentazione, quello che è fondamentale, una dieta ricca sicuramente di frutta, di verdura, eh, povera diciamo di carni rosse eh, eh, o di altri elementi che eh, chiaramente vengono, eh, i, vengono i pazienti vengono informati di tutto quello che è più corretto fare sicuramente gli zuccheri rappresentano un fattore di rischio, il fumo di sigaretta per il fumo di sigaretta è sicuramente acclarato che anche una sigaretta eh, diciamo non, non è una, eh, una, diciamo, un diciamo un problema agevole perché sicuramente tutti quanti possono dire ma Fino a 5 sigarette non c'è pericolo. Non è così perché certamente noi non riusciamo ad autoregolamentarci. Per cui se arriviamo a fumare 5 sigarette sicuramente non, eh, non eh, riusciremo a mantenere questi standard per la vita stressante che oggi siamo costretti a fare. Perché prima noi mangiavamo molto la mattina perché affrontavamo una giornata di lavoro e mangiavamo poco di sera perché di sera poi andiamo diciamo, a riposarci. Oggi invece con i nostri ritmi stressanti di, nel, il controllo dollo alimentare molto spesso è molto sottotrattato, per cui noi dobbiamo prestare attenzione a tutti gli alimenti che sicuramente possono aiutarci eh, nel nel non perché il nostro diciamo il nostro corpo eh, non deve ricevere della spazzatura, nel senso che noi lo dobbiamo trattare come un tempio e nel tempio non si mette spazzatura, quindi dobbiamo cercare di dare più spazio a frutta, verdura, ad alimenti che sicuramente non possono eh, crearci uno stato di obesità e e poi dare molto spazio all'attività fisica. Anche nelle per le nostre pazienti che sono, hanno avuto un'esperienza eh, di, di neoplasia e ne sono venute fuori, la eh, cosa più importante, il concetto che va più stressato è quello dell'attività fisica. Quindi lo stile di vita è fondamentale. Quindi fare ginnastica, eh, tutti i tipi di ginnastica, ovviamente per i pazienti che hanno una remissione completa di malattia e poi rispettare sicuramente eh, le, i regimi alimentari. Dopo queste eh, parole che ha detto, eh, allarmanti, perché di solito i giovani non riescono a sapere, ne approfitterò sicuramente di lei, chiamerò eh, qualche mio collega sindacalista della scuola, per fare in modo che di fare un appello al dirigente scolastico regionale, ai dirigenti scolastici invece di fare i PON eh, i, che sono eh, i POF eh, o i piani di istituto formativi, fare, invece di fare un corso eh, di 60 ore per, per la dama, per, lo sca, eh, per gli scacchi o per giocare a carte. Io penso che Dobbiamo aiutare certo, sì. la nostra generazione a migliorarsi, quindi io, eh, mi ha fatto piacere che le ha puntualizzato queste cose, Perché? quindi da questo momento per me sarà una battaglia, io forse stasera avrò il piacere di incontrare il dirigente scolastico regionale, sicuramente i responsabili degli altri sindacati della scuola che sono molto amici miei fare in modo da sensibilizzare i dirigenti scolastici a fare, spendere i soldi da parte del Consiglio di Istituto per corsi che servono per migliorare la nostra salute, perché i giovani difficilmente, perché purtroppo ecco, non voglio fare politica. La colpa è che prima esistevano le equip psicopedagogiche a livello di, di scuole, a livello provinciale, a livello regionale e venivano a fare quella prevenzione della pericolosi, delle malattie degli occhi, anche delle malattie. Mi ricordo che si facevano le, le cosiddette schermografie che ormai non esistono e quindi questo va non come prevenzione e poi dopo si spendono centinaia e centinaia di euro per migliorare questo. Dottore? Certo, perché Grazie. i corsi alimentari nelle scuole sono, sono fondamentali. fondamentali. Il vecchio adagio che noi siamo quelli che mangiamo è così perché bisogna cominciare da piccoli, perché da grandi sicuramente possiamo sì. cercare di modificare, però non possiamo cancellare i danni che si sono creati. Quindi quello che dice lei è veramente no, lei, indispensabile nelle scuole. Mentre, dottore, se ne approfitteremo di lei in questa zona, specialmente io se lei lo ritiene opportuno, dato che eh, tra i nostri amici ci sta eh, l'Aus Hospital che sì. mette a disposizione dei camper per fare prevenzione, quindi gratuite. disponibili per fare anche. Eh, per loro verranno una sicuramente. Sicuramente, sicuramente, sicuramente ne parlerò con il dottore Canzanella che è sempre stato sensibile. Fa venire qualche eh, camber, specialmente poi alla luce che è rientrato il Lago Patria eh, dopo le ultime ricordazioni dei pentiti, il Lago Patria, la zona di Mondragone, anche che sono dei rifiuti tossici, quindi fare una prevenzione fa proprio bene. La ringrazio e mi auguro di vederla la prossima volta.